Ragazzacci, siete dei ragazzacci. Voi che mi guardate e quelli della Juventus, perché questa sera mi hanno fatto arrabbiare. Lo vedrete nella reaction, penso che sarà uno shorts anche questo, ma mi hanno fatto arrabbiare. Perché? Perché la Juventus stasera nel primo tempo ha avuto delle grandissime colpe. Perché tu non puoi entrare in campo pensando di essere più forte di quegli altri, pensando che, dato che hai vinto col Verona, hai fatto il mercato fatto bene, dato che la Coppa Italia, l'impartita importante è domenica per la Champions, quindi sai la Coppa Italia. No, no, tu non puoi entrare in campo, non puoi entrare in campo pensando di, bah sì, dai, una passeggiata col Sassuolo, tanto un impegno settimanale così. Perché poi il Sassuolo, giustamente, cosa fa? Ti caga in testa. Perché nel primo tempo il Sassuolo ti ha cagato in testa. Complimenti al Sassuolo per la bella prestazione di oggi. Signori, One Football, per analizzare la partita, leggere i post partita, vedere gli highlights, tutto, 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 troverete tutto su One Football. Il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione. Non fatevi sfuggire l'opportunità, è lo sponsor del canale e quindi vi consiglio assolutamente di andare a scaricare l'applicazione perfetta che ci accompagnerà a questa rincorsa Champions a partire già da domenica con l'Atalanta. Per quello che vi dico, nel primo tempo, se dovessi fare le pagelle del primo tempo, prendo Quadrado, Bonucci e McKennie e credo che siano inqualificabili, perché veramente l'atteggiamento, che la confusione, la parola chiave di questa sera, l'imprecisione. Bonucci nel primo tempo ha fatto 7 passaggi e ne ha sbagliati 23. Com'è possibile sta cosa? Com'è possibile? Quadrado che al limite dell'area fa il tacco e la perde. McKennie che su tutte le aperture, su tutti gli appoggi, io abito a Finale Emilia, la palla è arrivata a Casumaro, sono 5-6 km, niente di che, però insomma, su un campo da calcio 100 metri, roba da matti, veramente nel primo tempo un'imprecisione incredibile e mi è venuto un nervoso, perché si vedeva che giocavano con la sensazione, la consapevolezza di dire, vabbè dai, Coppa Italia col Sassuolo, su. Sassuolo ti ha battuto in casa all'andata in Serie A, eh? Serie A non è che dice ha pareggiato, no, ti ha battuto al 90esimo. Stasera ci siamo vendicati con il gol al 90esimo. Ma che fatica! Più che altro poi nel secondo tempo invece abbiamo capito che bisognava rispettarli perché sono una buonissima squadra e se non rispetti le squadre avversarie poi difficilmente, quando pensi di essere troppo forte, sempre con la storia di Icaro, le ali di cera, volare intorno al sole, quando pensi di essere più forte degli altri, uno schiaffo, una sberla, un gol di Traoré nel set e torni sulla terra. E più che altro anche lì non ci siamo riusciti, il Sassuolo attaccava. Secondo me nello spogliatoio Allegri li ha presi uno per uno, li ha attaccati al muro e gli ha detto che cazzo stiamo facendo adesso? Ma vi rendete conto di quello schifo che avete fatto in campo fino ad ora? Adesso Mourinho parlava di discorsi fate schifo, Serie C, roba del genere. Io immagino che ci sia stata una bella lavata di capo nell'intervallo, perché poi sono entrati in campo gli stessi 11. Non dico che sia stata la stessa partita, poi con i cambi, ragazzi, i cambi hanno aumentato il ritmo, hanno aumentato il giro del motore, la qualità, hanno aumentato tutto. I cambi stasera, ancora una volta, tornando al 4-3-2-1, 4-3-3, chiamatelo come volete, si è vista la differenza, perché quando aumenti così tanto la qualità negli ultimi metri, poi qualcosa viene. Io lo dico, una partita di Dybala di alto livello, una buona partita di Alessandro Dybala, veramente, ragazzi, mi ha emozionato. Dybala nel primo tempo, anche nel primo tempo in cui la Juve fondava, era l'unico che chiamava, chiedeva, andiamo su, andiamo giù, venite a pressare insieme a me, ci metteva la cattiveria in tutte le giocate. Magari vedessimo delle partite di Dybala sempre così, forse la fascia al braccio l'ha galvanizzato, finalmente trova il gol che aveva cercato. Poi l'assist, tra virgolette, perché non può essere assist, per il gol di Vlahovic ancora una volta è suo, bravo a capire il movimento del compagno, farlo rientrare in gioco, quindi si inizia a vedere qualcosa. Poi a me piace questa intesa che c'è tra Vlahovic e Morata, cioè, sembrano due giocatori fatti per giocare insieme, anche nell'1-2 che si sono dati dove ha tirato in porta Morata. E ragazzi, se nel primo tempo disastrosi, da prendere a sberle, insulti, critiche, quello che volete, secondo tempo non si può dire niente, eh. Secondo tempo abbiamo fatto un secondo tempo veramente bello, secondo me veramente un gran secondo tempo, anche condito, se vogliamo, da un po' di sfiga. Il palo di McKennie, palo di De Ligt, che non so come cazzo abbia fatto a prendere il palo da 5 cm sul destro, non ne ho la più pallida idea, veramente era più facile fare gol che sbagliarla. La ribattuta di Bonucci,
il colpo di testa di Rabiot in cui Pegolo fa una roba che neanche Buffon su Zidane nella finale mondiale 2006, veramente Pegolo stasera, tra l'altro io Pegolo non mi ricordavo neanche giocasse più a calcio, pensavo si fosse ritirato, c'ha 40 anni, pensavo avesse detto no basta, invece no, è ancora qua e stasera è venuto a disturbarci, a romperci le uova nel paniere. Volevo il gol di Rabiot, Pegolo, mi hai tolto il gol di Rabiot, non ti perdonerò mai, non ti perdonerò mai. Però poi quando è entrato Locatelli, ragazzi, è stata tutta un'altra partita. Sì, entra Locatelli, aumenta la qualità, Cuadrado, McKennie e Bonucci tornano, perché il primo tempo di Bonucci era capricciante, ma il secondo tempo di Bonucci, ragazzi, sventagliata destra sinistra, verticale, sugli esterni, secondo tempo di Bonucci fatto bene, primo tempo tremendo, anche sul gol, rivedibile che non usciamo, lo guardiamo qui là. Però secondo tempo c'è stata una presa di posizione da parte della Juventus che ha costretto il Sassuolo a ripiegare verso l'area, la sua area di rigore, a rinculare, a difendere, perché la Juventus ha alzato tanto, tanto la qualità e voleva il gol. Gol che è arrivato al 90esimo e qua qualcuno mi potrà dire, giustamente, che non sto dicendo, non ha ragione, che il gol di Vlahovic è molto fortunoso, è nato da un episodio, no, e roba del genere. Sì, è vero, però perché Vlahovic fa gol? Al di là della deviazione che, come dicevano giustamente in telecronaca, forse era l'unico modo per fare gol a Pegolo stasera. Ma perché? Perché nasce quel gol? Per un motivo solo. E cioè che Vlahovic, ascoltate bene, sa che deve puntare la porta. Sa che deve fare gol. Sa che la deve risolvere. Sa che è un attaccante. Sa che è il numero 9 anche se è il numero 7. Sa che è il bomber. E quindi cercando quella giocata lì, tra l'altro fa una giocata bellissima per liberarsi, accelera, poi tira in porta, va in aria e tira in porta. Non c'era neanche nessuno, non aveva accompagnato nessuno e c'era il tempo per salire, perché dal momento che Dybala da quella palla, Vlahovic la difende, rallenta, lo salta, rientra, potevamo anche accompagnare, secondo me meglio, per dargli una mano. Però Vlahovic lo sente, lui sente la porta. È la grande differenza tra un giocatore che ha il gol nel sangue e uno che non ce l'ha. Poi probabilmente daranno autogol su OneFootball, vedevo che in diretta avevano dato gol di Vlahovic e poi avevano cambiato con autogol, me ne frego niente, però tutto ciò succede perché Vlahovic va lì, perché Vlahovic sa che la deve risolvere, e siamo già a quota 2, è già la Juve di Vlahovic, a tutti gli effetti, che nella partita un po' assente, gli sono arrivati pochi palloni, però poi quando è entrato Morata, io ho visto un Vlahovic diverso, Secondo tempo ho visto un Vlahovic diverso, nel primo un tenero agnellino, nel secondo un leone che lottava su tutti i palloni, un giocatore associativo in grado di giocare correttamente e costantemente con i suoi compagni, e che si è esaltato nella lotta finale, perché lui è un giocatore che si esalta nella lotta ed è voluto andare a fare quel gol, a cercare quel gol, perché sapeva che c'era l'opportunità di farlo. E non è poco aver aggiunto all'organico un giocatore di questo tipo e con questa pasta e caratura mentale. Stasera mi porto fuori la bella ventata, ok, la bella esplosione di voglia del secondo tempo, e condanno tremendamente invece l'assenza completa di volontà di fare bene del primo. Non capisco sinceramente il cambio di Dionisi, di Berardi, che secondo me era il giocatore che era in grado di dare quel qualcosa in più al Sassuolo, anche Traoré che poi è uscito e si è arrabbiato, però il Sassuolo, forse Dionisi ha avuto paura di questa Juve che era molto più aggressiva e ha cercato di limitare i danni. Poi lì sono mosse in tempo reale degli allenatori, però va sottolineato, perché il Sassuolo quando ci aggrediva molto bene, quando invece ha deciso di fare il nostro gioco e di rinculare ci ha dato tante possibilità che noi, ancora una volta, un'altra cosa che mi porto fuori stasera negativa, e ne abbiamo sbagliati tanti di gol. Ancora una volta ne abbiamo sbagliati tanti di gol. Poi per fortuna Vlahovic ce l'ha risolta e adesso ce l'abbiamo quel giocatore in grado di risolvercela. Abbiamo quel giocatore in grado di entrare dalla panchina e spaccarla come Morata. Abbiamo quel giocatore in grado di associare qualità e quantità come Paolo Dybala. Abbiamo tante opzioni, tante opzioni. C'è stato un momento della partita in cui abbiamo avuto sul finale, quando abbiamo il 4-3-3 con Cuadrado a destra, Alessandro a sinistra, Bonucci e De Ligt centrali, Artur, Locatelli, McKennie, Dybala, Morata, Vlahovic, cambierà il portiere perché ci sarà Szczęsny, se volete possiamo cambiare un terzino destro e uno sinistro, se volete possiamo mettere Zaccaria al posto di Artur, ma bene o male l'impronta è quella, quella è la formazione migliore che puoi fare con gli uomini a disposizione, e l'hai visto col Verona e l'hai visto anche stasera, che quando attacchi con un uomo in più e quando metti quella qualità in più, Dybala, Morata vicino a Vlahovic, Vlahovic dialoga molto bene con loro,
molto bene con loro, e qualcosa in più viene fuori. Con l'Atalanta, ve lo dico già adesso, secondo me giocheremo col tridente, ma lo sapevate che da un po' che lo dico, quando giochiamo contro delle difese a 3, quest'anno Allegri l'ha sempre fatto, col Chelsea eravamo partiti 4-3-3, poi ci si è rimessi a posto. Con l'Atalanta l'andata l'abbiamo fatto, col Verona l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto con l'Inter, ma è una squadra diversa, un pelo più conservativa, anche se vogliamo, rispetto al Verona e all'Atalanta, squadre un po' differenti. Però con l'Atalanta secondo me lo faremo. Fatemi sapere un po' le vostre considerazioni. Vladimir anche questa sera risolve la partita con questo ragazzo qua inquadrato, Tuzjan Vlahovic, 22 anni e tanta voglia di Juve.